In questo video vi spiegherò appunto come fare a levare la storia della licenza da Minecraft Pocket Edition. Buongiorno a tutti ragazzi, ci siamo qui per un nuovo video. Importantissimo perché ragazzi è uscita una nuova beta di Minecraft dove ci sono un sacco di bug fix. In pratica è la 1.2.0.7. Però questa versione ha un problema. Intanto la sto installando appena adesso, ho quasi finito. Quindi è un'installazione in live, diciamo. Il problema è che appunto se la prendete gratis vi chiederà una licenza che vi viene scaricata solo nella versione a pagamento. Ma questa cosa della licenza si può facilmente bypassare. E in questo video vi spiegherò come fare. Adesso stiamo aprendo Minecraft. Viene fuori la scritta Minecraft appunto perché siamo nell'aggiornamento Better Together, quindi ormai si chiama Minecraft. E viene fuori: sembra che tu non abbia una licenza per Minecraft, assicurati di aver scaricato e installato Minecraft dallo store del telefono, tipo Play Store, App Store, quel cavolo che è. Ma abbiamo un metodo fortissimo per bypassare tutto ciò. Dobbiamo andare qui su Lucky Patcher, che è un'applicazione che potrete trovare solo in APK sul link del sito che vi lascio in descrizione. E in pratica dovremmo schiacciare sull'icona di Minecraft, aprire il menu delle patch, creare un APK modificato e dovremmo schiacciare APK senza verifica della licenza. Qui modalità automatica è da impostare, ma mettiamo anche rimuovi dipendenze e questa qui, no, ok, queste tre spunte bisogna mettere perché sono quelle più importanti. Poi alcune probabilmente non funzioneranno, ad esempio quella di Amazon, perché non sono presenti acquisti di Amazon mi sembra su Minecraft, ma comunque mettete la spunta perché può servire, non si sa mai. E poi schiacciate sotto su ricostruisci l'app. Aspettiamo che ricostruisca l'app, ci metterà un pochettino e tra poco comunque ci risentiamo perché sì. Ok ragazzi, siamo arrivati in questa schermata nella quale le prime tre cose sono verdi e funzionanti, quindi va benissimo così, non ci deve essere nient'altro che disturba, così va benissimo. Solo le prime tre devono essere verdi, ci ha messo di più rispetto a quello che mi aspettavo, comunque alla fine dovrebbe essere funzionante. Quindi adesso andiamo a vedere. Nome del file: Minecraft v1.2.0.7 beta. Adesso dobbiamo schiacciare vai al file e schiacciare sul file appunto Minecraft v1.2.0.7 e dovremo schiacciare disinstalla e installa. State tranquilli che non perderete i vostri mondi, comunque io per sicurezza li ho salvati su una cartella diversa perché in certi casi potrebbe anche succedere che perdete i mondi. Quindi vi consiglio vivamente di farne sempre una copia e di tenerli su un'altra cartella, sempre dentro il telefono, anche dentro un hard disk per dirvi, e su una cartella diversa, comunque fuori dalla cartella di Minecraft, in modo che in caso Minecraft venga disinstallato e non funzioni più perché non si sa cosa e perdi tutti i tuoi mondi, magari c'è anche quello della Seascraft dentro che se volete posso darvi anche il file se fate delle cose, quindi vediamo, magari farò un contest. E
Comunque adesso si è installato, ho disattivato l'avvio automatico per vari motivi e schiacciamo apri. Vediamo adesso cosa succederà. Ed ecco ragazzi, Minecraft, come potete leggere sopra, beta 1.2.0.7, versione non so quale, qua dice 3 anche se in realtà sarebbe 2, ma dettagli. Funzionante, non so perché la skin si sia buggata, ma dettagli, probabilmente sono sempre bug del nuovo aggiornamento, forse lo risolveranno, forse la mia skin che è buggata perché ormai è vecchia, la mia skin non è una di quelle nuove, sono passati ormai anni in realtà della mia skin, cioè è tanto vecchia. Quindi ragazzi, Minecraft funziona al 100%. Ad esempio qua avevo creato un mondo, skin non valida, ecco vedete la mia skin non funziona più su questo, su questa versione, e vedrò cosa fare. Comunque vi assicuro al 100% che funziona, se volete provarlo provatelo, con me ha funzionato sia sul tablet che sul telefono, quindi vi consiglio di provarci. Iscrivetevi, commentate, attivate la campanellina, lasciate like e restate attivi sul canale ragazzi, che siamo arrivati a 61 iscritti sul primo canale e a 9 sul secondo. E per chi non l'ha ancora capito, perché c'è ancora gente che mi chiede il nome del secondo canale, il nome appunto del secondo canale è Iscriviti Perché Sì, cioè è questo il nome, non è che è un ordine, il nome è Iscriviti Perché Sì, quello lì. Comunque ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video, e ciao, e ti diamo in bellezza con i 53,7 fps e ciao. Thank you.